Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici! Benvenuti anche oggi in questo canale Koinonia Biella, un canale che da circa un anno e mezzo abbiamo dedicato interamente e quotidianamente alla proclamazione della parola di Dio, con questo Vangelo commentato ogni giorno. Ecco allora che anche oggi vi vogliamo annunciare in questo canale il dono della parola di Dio, del Vangelo, che anche oggi tocca il nostro cuore. Ascoltiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 12, versetti 1-7. In quel tempo si erano radunate migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda. E Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passeri. Amen. Oggi abbiamo iniziato il capitolo 12 del Vangelo secondo Luca e ancora abbiamo sentito l'eco da parte di Gesù di questa vigilanza, di questo guardarci dal lievito dei farisei, stare attenti quindi all'ipocrisia, che era una caratteristica che molto attaccata a questa setta dei farisei. Dopo 3 giorni che parliamo di questo evento, suoniamo le campane proprio come segno di stare attenti, perché se noi non le facciamo vibrare nella nostra vita, queste campane, campanelle, campanellini da parte di Gesù, noi abbiamo sempre la tentazione di prendere questo lievito, prendere con noi, accoglierlo nella nostra vita e vivere come facevano i farisei stessi, un'esteriorità della nostra fede, una religiosità molto superficiale. Ecco perché dobbiamo ascoltare la parola di Dio che ci dice, che mi dice Luca: guardati dall'ipocrisia, guardati dal mettere delle maschere. E poi, andando avanti, Gesù stesso dice e parla rivolto a coloro, discepoli, che lo avevano seguito, lo stavano seguendo, avevano fiducia in Lui, dice: dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e poi non possono fare più nulla. Questa parola è meravigliosa. Finalmente, fratelli e sorelle, ascoltiamo noi che siamo stati comunque tartassati per mesi e mesi e mesi dalla paura della morte, dalla paura dei contagi, dalla paura di questa pandemia del Covid. Ecco Gesù che dice: non abbiate paura. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, dei mali che uccidono il corpo.
Gesù è molto chiaro, Gesù è molto fermo. Dice: non lasciate entrare nella vostra mente, nei vostri pensieri, nel vostro cuore questa paura. Perché dice: invece temete Dio, amate Dio. Perché il lasciare entrare la paura è un perdere tempo, è un immobilizzarsi, pensare solo al negativo, pensare al male, alle malattie, pensare alla morte, pensare alle situazioni di crisi che stiamo vivendo, pensare a tutto questo ci fa perdere tempo. Carissimi amici, noi non siamo chiamati a perdere tempo in questa vita. E Gesù lo ha detto e lo ripete più volte, tanto che diviene per noi oggi necessariamente uno slogan. Non abbiate paura. Amen? Allora io vi invito non solo ad ascoltare la parola di Dio, ma anche a proclamarla. Allora fallo insieme a me e di ripeti con me. Non abbiate paura. E adesso lo diciamo al personale: io non voglio avere paura. Amen. Sappiate che questo non è altro che una mettere in pratica, come anche qualche giorno fa Gesù stesso ce lo ha detto, osservare, custodire la parola di Dio. Gesù ha detto: beato chi ascolta le mie parole e le osserva e le mette in pratica. Ecco quanto è importante che io oggi questa parola di non aver paura la custodisca, lo metto in pratica, la proclamo. Perché non è solo una parola che entra dentro e speriamo che vada bene. No, deve uscire dalla mia bocca. Quante volte, ditemi se non è vero, sulle nostre labbra: oddio, oh cosa succede, ho paura di questo, non ce la farò, cosa mi è capitato, caspita. Tutte queste espressioni, per non usarne di peggio, non le useremo, che ci accompagnano, e sulle nostre labbra c'è sempre qualcosa di negativo. Come sarà, che disgrazia, che cosa ho vissuto, lamentele, mormorio, brontolamenti, ma siamo chiamati ad annunciare e proclamare il Vangelo, proclamare le parole di Gesù. E Gesù mi ha detto, ci ha detto: non abbiate paura. Non abbiate paura della morte, non abbiate paura del male, delle malattie, della crisi, di niente abbiate paura, ma lasciate da parte questa situazione che può essere naturale, ma ci fa perdere tempo e speranza, e invece temiamo Dio che ci ama e che conosce tutto della nostra vita, conosce quanti capelli abbiamo sul nostro capo. Pensate, conosce tutti i nostri giorni, conosce la via, la soluzione dei nostri problemi. E allora oggi andiamo da Lui in questo atteggiamento di fiducia. Dice: noi valiamo più di molti passeri, perché Lui nutre gli uccelli del cielo. Quanto più avrà bisogno anche del nostro cuore, il Signore, perché lo vuole curare, perché vuole custodirlo, vuole custodire la nostra mente, donarci serenità e pace. E allora, fratelli e sorelle, andiamo con fiducia da Dio, sotto l'azione dello Spirito Santo, e ascoltando, obbedendo a questa parola di Gesù. E le diciamo: grazie, grazie, oh Signore Gesù, per la parola che Tu oggi sei venuto a darmi e a dirmi. Signore, riconosco di avere avuto paura in questo tempo, e forse anche oggi mi sono svegliato con la paura. Signore, affido a Te i miei pesi, affido a Te le mie oppressioni, le mie pesantezze. Affido a Te tutto ciò che mi ha deviato dal guardarti, dall'osservare la Tua parola. Signore, voglio avere fiducia, voglio mettere da parte la paura e riempirmi invece
di un nuovo timore verso di te, verso la tua volontà, verso il tuo amore, la tua misericordia. Donami un cuore felice, un cuore sereno, un cuore gioioso, un cuore che sa trasmettere il tuo amore e che sa vedere di fronte ai problemi te che sei la soluzione. E io gioirò per sempre. A te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, non abbiate paura. Ce l'ha detto Gesù, ve lo ripeto anche io. Ripetiamolo tutto il giorno. E quando accadrà qualcosa di sconcertante, ripeti, nel nome di Gesù, non voglio avere paura, perché Dio è la mia forza, Dio è il mio coraggio, Dio è la mia fortezza. Grazie che mi avete accolto. Un caro saluto da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ciao, a presto. Gloria nell'alto dei cieli, nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Gloria nell'alto dei cieli, nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, adoriamo te, glorifichiamo te, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Gloria nell'alto dei cieli, nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Signore,